Salve, ecco, vi propongo per i tutorial dedicati all'uncinetto questo progetto. È una borsa con il manico di bambù e il girello di bambù, lavorata tutta quanta ad uncinetto, con il punto bubble nella parte centrale e queste fasce laterali con delle costine in rilievo e poi bordata su tutto il perimetro di tutti i lati, a cui ho mantenuto le strisce laterali e il bordo e anche sui laterali. Nella parte interna c'è il bubble e poi lungo il bordo ci sono i bordi laterali. Tutti i pannelli sono stati bordati e lavorati ad uncinetto e all'interno c'è questa fodera double face che ha due colori. La parte interna della tasca riporta il colore complementare della fodera. È molto ampia, una grande borsa da città per chi sta fuori tutto il giorno e ha bisogno di portare con sé molte cose. E, ripeto, queste due calamite laterali agganceranno una pochetta che andrà all'interno della borsa e che sarà un ulteriore vano in cui voi potrete eventualmente inserire i vostri oggetti, le vostre cose che amate portarvi dietro. È tutta bordata all'uncinetto, a punto basso, anche nella parte della chiusura, sia fuori che dentro. Internamente è così, esternamente è così. Ha il girello per l'apertura della borsa in bambù come il manico. Lateralmente è fatta in questo modo. È una grande borsa comunque, ecco, confrontatela con le mie mani e vi renderete conto che è molto ampia. Dunque, questo è il progetto, andiamo a vedere i materiali e poi procediamo con la lavorazione. Quindi ci vediamo tra un pochino. Bene, passiamo ai materiali. Vi devo spiegare parecchie cose perché i materiali sono parecchi e con diverse particolarità, quindi abbiate un po' di pazienza, ma il progetto era abbastanza impegnativo, insomma. Allora, innanzitutto vi volevo mostrare la rete che ho utilizzato per indurire tutti quanti i pannelli della borsa ed è questa rete da giardinaggio che trovate in vari colori, verde, marrone, bianco. Io ho preferito il bianco per evitare trasparenze e scelto questa rete che ha una quadrettatura da un lato di 0,5 mm. Mezzo centimetro di lato. Ci sono anche reti più grandi da 1 cm. Questa rete la trovate in tutti i ferramenta da brico, è molto facile da reperire e costa pochi euro al metro. Penso che ne basterà un metro quadro, diciamo anche di meno. Dopo la rete vi mostro il tessuto che ho utilizzato per foderare il mio interno della borsa. Ho usato questo tessuto che ha una doppia faccia, come vedete è double face, quindi è montabile sia su un fronte che sull'altro. Questo effetto lo utilizzerò per le tasche, le parti interne delle tasche e quindi ho deciso di fare i fondini sulla parte nera e poi le parti interne ho deciso di farle di quest'altra
colorazione. Considerate che oltre alla borsa io ho in progetto di realizzare una piccola pochetta da inserire all'interno della borsa estraibile che è attaccata ai laterali della borsa tramite le calamite che poi vi farò vedere. Quindi la pochette, il fondo della borsa sarà questo e la pochette sarà dell'altro colore, quindi giocherò un pochino con questi due effetti. È una stoffina tipo damascata, diciamo, abbastanza pesante, quindi ben si adegua al tipo di utilizzo che ne voglio fare e naturalmente la trovate in tutte le mercerie, negozi di stoffe, eccetera. Dunque, assieme alla stoffa, ho usato una flisellina termoadesiva che è questa. È una sorta di teletta che ha da una parte, la vedete, non so se si riesce a vedere attraverso la camera, però è lucida perché è cosparsa di colla. Dall'altra parte no, è una teletta termoadesiva, va messa in questo modo e poi con il ferro caldo va attaccata alle pareti dei nostri pannelli per rinforzarli e renderli più rigidi in modo tale che cadano meglio all'interno della borsa. Quindi io ho tutti i pannelli di stoffa relativamente alla fodera che vi ho fatto appena vedere, li andrò a irrobustire con questa teletta termoadesiva. Per questo motivo io avrò la necessità, avendo due colori, questo e questo, di utilizzare per le mie cuciture diversi tipi di filo. Allora, metterò quando vado a cucire i miei pannelli di fodera, utilizzerò il nero perché sopra la parte dominante è nera, vedete? Quindi sopra il nero e nella spoletta posteriore della macchina utilizzerò il bianco perché ci sarà la teletta termoadesiva. Quando invece andrò a utilizzare i miei pannelli fatti ad uncinetto che avranno questa colorazione, utilizzerò il giallo sopra e il bianco sotto. Durante le riprese io ho utilizzato la spoletta nera per il semplice motivo che volevo rendere più visibili alla camera le cuciture per farvi capire in che modo devo procedere. Naturalmente, se avessi usato la spoletta tono su tono non avreste visto nulla. Quindi io ho utilizzato la spoletta nera, ma resta evidente che voi dovete utilizzare la spoletta giusta in base al pannello che state realizzando. Oltre ai fili da cucito, io sto utilizzando un filato di cotone molto, vedete che si spezza molto facilmente, molto tenero, che è filo da imbastire praticamente. Lo sto utilizzando per fare le imbastiture. Poi vedrete durante le riprese in che modo. Poi per fare la mia borsa ad uncinetto io sto utilizzando questo filato. Oh, i fili naturalmente li trovate in qualsiasi merceria, basta che chiedete filo da imbastire, filo da cucire per macchina e con i colori che desiderate e trovate a pochi euro, insomma, qualsiasi colore di cui abbiate bisogno. Poi per i pannelli ad uncinetto io sto usando questo filato Anchor Artiste Metallic. Dunque, matassine da 25 grammi e li sto lavorando con l'uncinetto numero 3. Allora, la didascalia mette uncinetto numero 2. Io in base alla mia mano, adesso questa poi è una valutazione che dovete fare voi facendo il solito campioncino iniziale per verificare se la maglia è più o meno compatta. Io ho visto che mi trovo meglio con l'uncinetto numero 3. Dunque questo è un filo metallizzato, vedete? È una catenella
un filo a catenella e fate attenzione perché se prendete il filo iniziale si apre tutta completamente, si guasta esattamente come una catenella fatta ad uncinetto. E la sto utilizzando per i pannelli esterni, diciamo, quelli fatti appunto bubble e appunto basso con i riquadri, ed ho utilizzato, se non sbaglio, 13 gomitolini da 25 grammi. Ok? Dunque, questa tipologia di filato l'ho acquistata da Casa Cenina. Quindi questo filato io l'ho utilizzato per fare i pannelli di punto bubble e punto basso, per fare la parte esterna della mia borsa. È un filato Encore Artiste Metallic, questa colorazione è un oro antico, diciamo, colorazione 300. Io l'ho acquistato da Casa Cenina e ogni matassina pesa 25 grammi. Io ne ho utilizzati 13 gomitoli, quindi sono 325 grammi praticamente. E ogni gomitolo, ogni matassina costa 6,95 euro. Quindi questo è il filato. Poi, per quanto riguarda i materiali, passiamo ai componenti della borsa. Io ho comprato questo manico in bambù che ha gli anelli che andranno poi inseriti nei ponticelli che saranno attaccati alla borsa. Vedete? È molto bello, eh? È un bambù rigido, abbastanza rigido, ha un aspetto molto naturale, di legno, non è di resina, e ha queste venature più scure che sull'oro della borsa risulta molto bello. Questo manico io l'ho acquistato da Tutti a Mano Luisa, sempre online, come per Casa Cenina. Ho fatto un ordine online che poi mi è stato recapitato. Questo manico costa 19 euro ed è largo centimetri 19 e alto 17. Tutti i materiali, accessori, diciamo, alla borsa li ho acquistati da questo sito Tutti a Mano Luisa. Sono stati molto solerti, gentili e mi sono trovata molto bene. Questi sono i ponticelli che vanno attaccati alla borsa, su cui nella parte, diciamo, del cerchietto va inserito l'anello del manico. Ecco, ve li apro, faccio vedere come sono fatti. Questo è il ponticello, ha le alette posteriori che vanno inserite sulla borsa e nella parte posteriore va assicurata con questa griglietta. Dopodiché le alette si aprono e il ponticello rimane ben fisso e assicurato alla borsa stessa. Ecco, queste sono praticamente, c'è la parte della griglietta dorata e la parte che rimane interna di quest'altro colore. Sono due ponticelli, io li ho pagati 8 euro. Poi ho comprato sempre da Tutti a Mano Luisa i piedini per la mia borsa. La confezione ne contiene di più, sono 2, 4, 6, 8, 12 dovrebbero essere. La confezione, diciamo, è più abbondante rispetto a quello che vi necessita, però se poi voi pensate di realizzare altre cose di questo tipo, vi torneranno utili. Il costo è 5,50 euro e i piedini ve li faccio vedere.
vanno così, dorati, perché io ho preso tutto dorato, vanno inseriti nella parte posteriore, poi le due alette vanno divaricate e per bloccare i piedini al di sotto. Poi ho comprato, vi ripeto, 5,50 euro il costo, eh. Poi ho comprato una chiusura Click Clack, che praticamente prevede la mascherina esterna che va posizionata sulla borsa ed è praticamente apribile tramite quattro viti che poi vanno posizionate sulla borsa e strette, e poi nel frontale opposto naturalmente il dispositivo di chiusura della borsa stessa. Questa chiusura l'ho pagata a 7 euro. Infine le calamite che prevedono la parte anteriore, la parte posteriore e le grigliette di aggancio. Ecco, queste vanno messe così, una di fronte all'altra. La calamita è abbastanza forte, quando non è montata non è facile da aprire. Le grigliette vanno nel fronte opposto, come per le altre chiusure, diciamo, e vanno assicurate nella parte interna della borsa, nascoste naturalmente dalla fodera. Tutte queste alette andranno la parte frontale sull'esterno della borsa, ma le alette andranno tutte nascoste tra la rete e la fodera della borsa, quindi dalla parte opposta non vedrete nulla. La confezione ne prevede parecchie, saranno forse una decina, non so, 1, 2, 3, 4 o 5, ecco, perché non le ho contate, però dovrebbero essere 1, 2, 3, 5 dovrebbero essere. Il costo è 3,20 euro. Questo per quanto riguarda i materiali. L'ultimo da farvi vedere è questo filo di nylon da meno di 1 mm di spessore, però bello robusto perché serve a irrobustire la rete nei punti in cui prevedete di inserire i ponticelli e le chiusure, in modo tale che anche se doveste riempire oltremodo la vostra borda e sottoporla a un peso eccessivo, non dovrebbe cedere, insomma. Io la parte della patella e il fondo della borsa l'ho irrobustiti con un doppio strato di rete che ho unito con questo filo, con una cucitura che poi vi farò vedere durante il tutorial. È un filo che trovate nelle hobbistiche, in tutti i negozi di hobbistica, ma anche nei negozi di pesca, di caccia e pesca, insomma. Io credo di averli comprati lì. Quindi questo per quanto riguarda i materiali. Resta solo una lampo. Vi dico di quanto, che lunghezza, da 20. La lampo io ne ho prese due perché probabilmente farò una doppia tasca sulla parte retro della borsa e sul frontale, sempre internamente, perché mi piace che abbiano più reparti, diciamo, per poter inserire le cose e poterle poi reperire velocemente. Io ne ho prese due, adesso vediamo se farò questa doppia tasca. In ogni caso, se voi volete fare la classica tasca posteriore sulla vostra borsa, ne comprate soltanto una. Anche questa la reperite in merceria, non so se costa 4-5 euro. Poi, per quanto riguarda gli strumenti, innanzitutto ago da sarta, spille, un ditale, un metro,
L'uncinetto l'abbiamo già visto prima, numero 3, un paio di forbici, una coppia di giraviti, uno a stella e uno piatto perché vi serviranno per montare gli accessori della borsa. E per fare la filettatura, la tasca filettata e per eventualmente buttare giù il vostro progettino, prendete due matite da stoffa. Io ho preso due colori perché devo fare la riquadratura sia su una parte che sull'altra della stoffa, quindi devo trovare il colore che si possa vedere. Ecco un altro elemento che dobbiamo utilizzare come materiale, un ago da lana. Taglierino per asole che ci servirà a fare l'invito della foratura. Per chiudere il girello al pannello principale della borsa useremo anche una colla cianacrilica che ci aiuterà a bloccare inizialmente il giro di punto basso alle grigliette che circondano il girello. Non mi sembra che ci sia altro, possiamo procedere con la nostra lavorazione. Ci vediamo tra un pochino. Bene, ho preso il filo e l'uncinetto e adesso cominciamo a lavorare il pannello esterno della borsa, cioè la parte retro della borsa e il revers, quello che va sul fronte della borsa che si gira, la patella credo che si chiami. Quindi andiamo a vedere come si fa il punto bubble, che sarà il punto che sarà realizzato nella parte centrale della nostra borsa. Poi verrà tutto bordato a punto basso, però la parte centrale è fatta a punto bubble. Quindi andiamo a vedere come si fa il punto. Innanzitutto montiamo la catenella. Abbiamo detto 43 maglie di catenella. Le maglie devono essere sempre dispare. Quindi 1, 40, 41, 42 e 43. Fatte il numero di maglie necessarie per il nostro lavoro, mettiamo una maglia di catenella in più e iniziamo a lavorare dalla seconda catenella a partire dall'uncinetto e cominciamo ad elaborare una serie di punti bassi per tutte le maglie che abbiamo montato. Quindi per ogni punto di base, per ogni catenella di base, realizziamo una maglia bassa, questo fino alla fine del giro. Quindi proseguite in questo modo e ci vediamo a giro realizzato. Poi vedremo a fine giro che cosa dobbiamo fare. Quindi a tra poco. Bene, ho realizzato il primo giro di maglie basse e sono alla fine del giro. Ora devo voltare il lavoro. Faccio 2 maglie di catenella, giro il lavoro e mi trovo nella parte retro del lavoro. Ricordatevi che lavoreremo il punto bubble sempre al rovescio. Quindi devo realizzare la mia prima bolla, la mia prima nocciolina, insomma. Quindi, essendo il bubble che sporge rispetto a quello successivo, faremo il bubble sulla prima assoluta maglia di base. Le 2 catenelle saranno il primo punto di maglia alta. Poi dovremo realizzare altri 5 punti di maglia alta sempre nella stessa maglia di base. Quindi gettiamo il filo sull'uncinetto e cominciamo a realizzare la nostra maglia alta. Solo che la chiuderemo al primo step, cioè quando si fa la prima chiusura delle prime 2 maglie. Poi ributtiamo di nuovo la maglia, il filo sull'uncinetto, inseriamo l'uncinetto, chiudiamo di nuovo le prime 2 e a questo punto abbiamo 3 maglie incomplete sul nostro uncinetto, buttiamo di nuovo il filo, 3, 4,
e 5. Quindi a questo punto chiudiamo tutti assieme le nostre maglie incomplete. Quindi gettiamo il filo sull'uncinetto e le chiudiamo in un'unica maglia. Senza chiudere il bubble, andiamo a fare sulla maglia di base successiva un punto basso. Questo punto basso creerà a dritto il volume della nostra nocciolina, del nostro bubble, essendo più piccolo rispetto alle maglie che abbiamo realizzato fino a questo momento. Poi, nella successiva maglia di base, ricominciamo a realizzare un altro bubble. Quindi gettiamo il filo sull'uncinetto e realizziamo 5 mezze maglie alte. 5 maglie alte, più che mezze maglie alte, 5 maglie alte lavorate a metà. Quindi inseriamo l'uncinetto, tiriamo fuori il filo e chiudiamo soltanto le prime due maglie. Gettiamo di nuovo, inseriamo l'uncinetto, tiriamo fuori il filo e chiudiamo le prime due maglie. E abbiamo già due maglie alte a metà. Poi inseriamo il filo, tiriamolo fuori, chiudiamo le prime due maglie. 3. Gettiamo, tiriamo fuori il filo, chiudiamo due maglie, 4, gettiamo, raccogliamo il filo, chiudiamo le prime due maglie. E adesso abbiamo sull'uncinetto 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè 5 maglie alte realizzate a metà più la catenella che avevamo già sull'uncinetto. A questo punto chiudiamo tutto assieme. Gettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo tutte assieme le nostre maglie. Fatto questo, realizziamo sulla maglia bassa di base successiva una maglia bassa e sul dritto del lavoro si formerà il nostro secondo bubble. Quindi proseguiamo in questo modo fino alla fine del giro, poi vediamo che cosa succede a dritto. Ci vediamo tra un pochino. Bene, ho completato il giro con i nostri punti bubble e ho realizzato l'ultimo punto bubble che vedete qui sul dritto del lavoro nell'ultimissima maglia bassa di base, in modo tale che l'ultima e la prima maglia bubble del giro sbordino rispetto al giro successivo. A questo punto dobbiamo girare il lavoro. Facciamo una maglia bassa, una maglia di catenella, scusate, giriamo il lavoro e saltando la prima catenella che abbiamo fatto alla fine, dobbiamo realizzare una maglia bassa per ogni maglia di base. La prima la prenderemo qui. Vedete che le maglie sono una più lunga e una più corta. Ve le faccio vedere da vicino. Vedete? La prima è più lunga. Accorciamo il filo in modo tale che si possa. La prima è più lunga. La seconda è più corta, è la maglia bassa di base. Poi la maglia che corrisponde al punto bubble è più lunga, vedete? La maglia che corrisponde alla maglia bassa tra un bubble e l'altro è più corta. Però noi dobbiamo raccoglierle tutte, quindi realizziamo la prima maglia bassa sulla prima maglia corrispondente al punto bubble e facciamo una maglia bassa. Poi raccogliamo la seconda maglia che è quella che è originata dalla maglia bassa tra un bubble e l'altro e facciamo una seconda maglia bassa. Poi di nuovo raccogliamo quella del punto bubble che è più lunga e facciamo una maglia bassa, quindi di nuovo quella più corta e di nuovo facciamo una maglia bassa. L'andamento è sempre questo, dobbiamo realizzare una maglia bassa per ciascuna maglia di base, quindi sul dritto del lavoro noi faremo sempre un giro di maglie basse. Quindi realizzate le vostre maglie basse fino alla fine del giro. Ci vediamo nel giro successivo dove faremo il giro rientrante, quello con le noccioline che rimarranno al centro
delle due noccioline sottostanti. Quindi completate il giro di maglie basse, ci vediamo alla fine del giro per vedere come si conclude e come si riparte col giro successivo. A tra poco. Bene, ho realizzato un giro di maglia bassa e l'ultima maglia bassa l'ho realizzata esattamente sopra all'ultimo punto bubble che ho fatto questa. A questo punto devo voltare il lavoro, quindi farò una maglia bassa, una catenella, scusate, giro il lavoro. Allora, siccome in questo giro io dovrò rientrare con la nocciolina, la prima maglia bassa di base la devo lavorare a punto basso e la seconda maglia bassa, che è quella che rimarrà tra una nocciolina e l'altra, mi servirà per realizzare il punto bubble. Quindi giriamo il lavoro. Nella prima maglia bassa di base realizzo una maglia bassa e la prima catenella mi serve per girare. Nella seconda maglia bassa, che è questa, che come vedete a dritto rimane tra le due noccioline di base, quindi tra i due bubble, dobbiamo realizzare il nuovo bubble. Quindi getto il filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nella maglia bassa di base e chiudo le prime due maglie. Di conseguenza getto di nuovo il filo sull'uncinetto, lo recupero e chiudo le prime due maglie. A questo punto ho tre maglie sull'uncinetto, che sono la maglia di catenella iniziale e le due maglie alte chiuse per metà. Quindi due, getto di nuovo il filo sull'uncinetto, raccolgo il filo e lo chiudo soltanto le due prime maglie. Getto di nuovo, raccolgo il filo, chiudo soltanto le prime due maglie, 4, e l'ultima, raccolgo il filo e chiudo soltanto le prime due maglie. Come vedete ho 6 maglie sull'uncinetto che vado a chiudere tutte quante assieme. A questo punto nel punto basso di base vado ad eseguire un altro punto basso. E il mio nuovo bubble si trova, come vedete, tra le due noccioline di tra i due bubble sottostanti. Abbiamo saltato semplicemente una maglia realizzando, anziché subito il bubble, una semplice maglia bassa, e abbiamo spostato di una maglia tutto il lavoro facendo realizzando questa alternanza di maglie tra un gruppo e l'altro. Quindi non ci resta altro che proseguire in questo modo. Quindi proseguiamo in questo modo fino alla fine del giro e vediamo come si riallinea il giro successivo su quello iniziale. A tra poco. Ecco, come vedete ho concluso il giro, ho fatto l'ultimo punto bubble e non mi resta da fare altro per concludere il giro che l'ultimo punto basso. Quindi inserisco l'uncinetto sull'ultima catenella di base e realizzo il mio punto basso. In questo modo il punto bubble viene sfalsato e l'ultimo punto basso fa in modo che il mio giro sia completo col numero di maglie giusto, che deve essere mantenuto costante su tutti i giri, altrimenti potremo o aumentare o diminuire il lavoro, però rimane la nocciolina rientrante rispetto al giro precedente. Ora devo voltare il giro e ricominciare con il giro più sporgente. Quindi innanzitutto devo fare il giro di maglie basse, quindi faccio un punto di catenella, volto il lavoro e realizzo un punto basso cominciando dall'ultimo punto basso realizzato a fine del giro precedente per ogni punto di base sottostante. Fatto questo, ci vediamo per voltare il lavoro e per realizzare un nuovo giro di punto bubble, però questa volta sporgenti, quindi specchiando il primo giro realizzato. Ci vediamo.
tra un pochino, alla fine del giro, tra poco. Bene, ho concluso il giro di maglie basse. Come vedete, l'ultima maglia bassa esce rispetto all'ultima nocciolina, all'ultimo bubble realizzato. Ve lo faccio vedere da vicino. Ecco, vedete, l'ultimo maglia di bubble è questa e c'ho la maglia bassa che sporge rispetto al bubble e che corrisponde al bubble del giro precedente. Questa alternanza mi assicura, mi garantisce che il numero di maglie che io ho realizzato sul giro è costante, non ho né diminuito né aumentato. Questo è importante perché altrimenti la maglia non viene regolare. Nello stesso tempo ho creato l'alternanza con i giri precedenti e successivi. Adesso dobbiamo realizzare il giro successivo di punto bubble che sarà uguale al primo realizzato. Quindi facciamo due punti di catenella, giro il lavoro e sul primo assoluto punto basso di base realizzo il mio primo punto bubble. Quindi getto il filo e sulla maglia di base inserisco l'uncinetto e faccio il mio primo punto bubble, quindi 2, 1, 2 maglie assieme per la seconda maglia alta, 2, chiudo 2 maglie assieme per la terza maglia alta, 3, 4 e 5. Posso chiudere il punto bubble in unica con un'unica chiusura. Realizzo sul punto basso di base successivo a quello che ho già utilizzato il mio punto basso e ho concluso il primo punto bubble. Andiamo a controllare sul dritto del lavoro. Come vedete, ho realizzato il terzo giro di punto bubble che sono esterni rispetto a quello del giro precedente, parallelo a quello del giro precedente ancora. Quindi alternate queste quattro righe di punto bubble per tutto il pannello fino alla fine, fino a quando non avrete realizzato il numero di centimetri giusti per la vostra borsa e ci vediamo a fine lavoro. A tra poco. Bene, ho realizzato il mio pannello a punto bubble e mi sono fermata a un certo numero di centimetri che vorrei verificare assieme a voi. Allora, io ho fatto per l'esattezza 34 centimetri di lunghezza per 34 20, 21 di larghezza. Allora, ho praticamente alternato il giro rientrante, il giro più esterno per tutta la lunghezza del pannello e ho realizzato 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 file di noccioline di bubble praticamente. Quindi adesso proseguo con la mia lavorazione, ci vediamo tra un pochino, a tra poco.